Allora, buonasera, benvenuti, bentornati da Io ci sto. Io solo 2 minuti di rubo per ricordarvi che cosa è questa libreria, qual è il progetto e qual è la particolarità. Partiamo però da quest'ultima cosa, la particolarità. È una libreria, ma è anche un'associazione, è soprattutto un'associazione e si regge sul volontariato dei soci. Le persone che avete visto qui all'ingresso che vi fanno accoglienza, che cercano i libri per voi, che vi servono in libreria, sono tutte persone volontarie, soci di Io ci sto, che hanno creduto nel programma, nel sogno di Io ci sto, che è nato ben 10 anni fa e da 10 anni permettono ogni giorno che la libreria vada avanti sia come libreria, come luogo fisico dove si acquistano i libri, che come luogo di incontro, dove di libri si parla, si incontrano gli autori, come stasera, e si dibatte, su argomenti, di natura, sociale, politica, economica e così via, e dove da associazione partono tante tante iniziative. Un solo esempio è quello del doposcuola in questi giorni per i bambini che vengono dall'Ucraina e non solo, che è tenuto però da nostre socie volontarie. Associarsi Io ci sto, lo dico sempre, deve essere un orgoglio per chi lo fa, perché si partecipa a un regalo che questa associazione da 10 anni, questo è il decimo anno, fa a questo quartiere e a questa città. Quindi pensateci, in quest'anno particolare, appunto il decimo anno, l'associazione costa soltanto 30 euro e dà diritto a tante, diciamo, opportunità di sconto, soprattutto quella sui libri, lo sconto del 10%, che è un caso unico perché appunto è l'associazione che se ne fa carico. E adesso buona presentazione a tutti. Grazie Alberto e saluto il pubblico qui in sala e chi segue dai social. Innanzitutto voglio ringraziare la libreria Io ci sto, dove è diventato un vero e proprio presidio di cultura, uno dei luoghi più amati da scrittori e lettori, ma in generale dagli artisti, per aver ospitato oggi la presentazione di Erminio Erminio, narrazione del poeta italiano contemporaneo più letto di Norma D'Alessio, pubblicato da Marlin Editore per la collana Ginestre. Ma prima di iniziare questa presentazione vediamo un videomessaggio che è in esclusiva, vediamo per la prima volta qui alla libreria Io ci sto, di Franco Erminio. Cede o meno il mio lavoro, ma quello che è sicuramente ammirevole
questo appunto di Norma D'Alessio, di dedicarsi così intensamente, così profondamente al lavoro di un altro. Un abbraccio a tutti. Grazie a Franco Erminio per questo messaggio così bello, è appunto una donna che si dedica agli altri, non a caso Norma D'Alessio è anche un medico, un pediatra e quindi si è dedicata molto agli altri, oltre a essere una giornalista, un editor che vive e lavora a Sarno, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Solinas per il romanzo fantasy Una magica magia. E oggi siamo qui a presentare questo libro che è un vero e proprio periscopio che esplora il panorama arminio. Chi è Franco Erminio? Per chi non lo conoscesse, quei pochi che non lo conoscono, è uno dei poeti più amati in Italia contemporanei, talmente amato e raccontato anche dai social, da persone di ogni età, che è stato letto anche a una manifestazione popolare come Sanremo. Questo è una, in realtà è un, non è proprio una biografia, ma è un romanzo a parte. Si parte dalla biografia, ma in realtà è una biografia narrata che, come dicevo, restituisce un ritratto inedito di Franco Erminio, cioè che cosa, la persona che c'è dietro all'artista. E si snoda in 5 sezioni, quindi racconta l'Erminio padre, l'Erminio insegnante, fotografo, il poeta civico, il paesologo, colui che organizza anche il festival della paesiologia ad Aliano, e attraversa anche, diciamo, in qualche modo andando, cavalcando le onde dei suoi versi, perché io la trovo una bellissima prosa poetica raccontata in questo libro, anche la scrittura di Erminio in una sezione che si chiama appunto Letture, raccontando la sua vita partendo proprio dall'infanzia, dalla paura delle malattie. Molti non sanno che da piccolo stava per morire e quindi tutta questa cosa se l'è portata un po' dentro la sua scrittura. Le ansie della madre, l'odore della locanda, insomma tante cose da scoprire che non si conoscono ancora. Che cosa hai scoperto, Norma D'Alessio, in questo libro, scrivendo questo libro, che non conoscevi di Franco Erminio? Allora, è una lunga storia, non so come sintetizzarla. Diciamo che per 3 anni ho fatto la detective, cioè ho indagato Erminio in tutti i modi possibili e immaginabili. Tutto è partito da quando lui è venuto a Sarno per ritirare un premio. Lì l'ho conosciuto dal vivo e me ne sono innamorata, perché ha una grande vis comunicativa Erminio. E quindi ho cominciato a seguirlo, a comprare tutti i suoi libri, sono tantissimi, perché Erminio ha sempre scritto a partire da quando aveva 16 anni e è stato anche insegnante per molti anni, ma insegnante elementare, però part time, quindi il suo impegno precipuo era sempre quello della scrittura, sino a che poi nel 2017 ebbe un successo clamoroso con Cedi la strada agli alberi e quindi lasciò proprio l'insegnamento. E quindi ho comprato tutti i suoi libri, ho cominciato ad andare ai suoi incontri, che sono tantissimi perché li fa praticamente da anni, tutti i giorni, ad andare a Bisaccia alla Casa della Paesologia, ad andare ad Aliano a questo festival che ha tenuto per ben 12 anni, sarebbero stati 15 se non ci fosse stata l'interruzione del lockdown. E a un certo punto, senza rendermene conto, perché non è che io facessi tutto questo per scrivere un libro su Erminio, lo facevo perché mi andava di farlo, a un certo punto ho cominciato a scrivere delle cose e pian piano mi sono resa conto che poteva nascere un libro. La cosa difficile è stata comunicarglielo,
E un giorno l'ho chiamato, noi ogni tanto ci sentivamo da quando lui ebbe... Ah no, perché non ho omesso di dire che nel dicembre del 2021 lui mi ha presentato un mio libro che si intitola Il mio primo sole, che gli mandai, a lui piacque, e gli chiesi se volesse presentarlo, disse sì, stranamente, perché Arminio non ha il tempo di presentare i libri degli altri, non li presenta, fece un'eccezione, quindi da qui è nata un'amicizia e ogni tanto ci sentivamo, ci siamo sentite più spesso quando lui ha avuto il Covid. Comunque mi feci coraggio e gli dissi, ma io ti devo dire una cosa, io forse sto scrivendo un libro su di te, e lui al telefono mi rispose, vai sicura, vai, proprio così. E quindi da quel momento cominciai, avevo proprio un furore creativo, insomma, mi alzavo la mattina alle 4, alle 5, avevo sempre da scrivere, e gli facevo anche delle domande sulla sua vita. Lui mi rispondeva, a volte subito, a volte dopo 2 giorni, qualche volta non mi rispondeva perché non poteva. E quindi mi sono persa, il libro nasce così. Il libro nasce da un incontro di amicizia. Da un incontro a Sarno, sì, e poi tutto è venuto. Allora, in questo libro si racconta, come dicevo prima, l'Arminio padre, insegnante, fotografo, poeta civico, paesologo, che è un termine che quasi ha coniato lui. Qual è l'Arminio che ti ha più colpito? Perché poi ci sono i capitoli che proprio titolano... Arminio fotografo, paesologo, anche padre. Qual è l'Arminio che non ti aspettavi, che ti ha più colpito? Guarda, sono tutti questi Arminio, sono tutti in osmosi tra di loro. E cioè, mentre ne indaghi uno, ne leggi uno, ne trovi un altro, ne scopri un altro. Forse quello... Il paesologo, perché è quello più appassionato, lui c'ha proprio l'infiammazione della paesologia e quindi del civismo, e tutto quello che fa è riconducibile a questa sua forza, altrimenti non riuscirebbe, guarda, anche fisicamente un uomo della sua età non riuscirebbe a fare, siamo in molti a dirlo, a fare tutto quello che lui fa. Io sono testimone del fatto che lui a volte fa anche 3-4 incontri in una giornata. Una sera sono stata a vederlo in costiera e in prima serata, dopo andava in un altro luogo, mi pare fosse Agropoli, e poi dopo andava a leggere sulla spiaggia l'alba. Tutto, ho visto anche in dei ristoranti, ho visto un video che faceva, sì. Diceva una poesia. Una, sì, adesso ormai, io oggi l'ho visto a Milano, perché lui desidera, questa cosa fa strano a molte persone, che un poeta, anziché stare alla scrivania a scrivere, insomma, e infatti è anche molto discusso, molto, molto criticato Arminio. Lui ha la fissa del fatto che la poesia debba arrivare alle persone, un po' come in Iran, dove... Del resto è un genere poco venduto, lui è un'eccezione che conferma la regola, quindi forse fa bene a fare quello che fa. Fa bene, direi, a giudicare dai risultati. E poi Arminio è social, ma non nasce sui social, Arminio è nato prima, è esploso durante il lockdown sui social, perché allora eravamo in casa, prigionieri, eravamo più spesso collegati, connessi, e quindi allora si è infittita la sua presenza sui social. Ma Arminio nasce molto prima, ha fatto 15 anni una battaglia perché non si aprisse una discarica a cielo aperto in un altopiano del Irpino, del Formicoso, che è il più ventilato, è l'acrocoro più ventilato d'Italia, quindi eppure avevano immaginato di mettere lì una discarica. E infatti lui le terre interne le chiama le terre dell'osso, proprio per dire che quelle della polpa sono quelle delle pianure, delle città, e quelle invece dei paesi interni, che lui non vuole che si chiamino paesi, e sono terre dell'osso perché sono povere, però
lui desidera che abbiano, diciamo, una possibilità di vita. D'altro canto ci dice che è difficile ammazzare un paese, perché un paese è una cosa dura a morire, quindi anche quelli spopolati a morire non muoiono. Allora, ci descrivi, l'hai seguito, no? È vero, sì. Che lui cammina tanto a piedi, sì, sì, va, fa i chilometri. Sì, lui mi ha raccontato, lui diceva quando era bambino che aveva le formiche nelle gambe, perché non era capace di stare fermo. Addirittura ci sono stati anni in cui lui mangiava in piedi, una cosa molto... mi sono molto rattristata quando ho sentito questa cosa. E però lui è così perché è una creatura dell'urgenza, per lui tutto è urgente, infatti non sopporta le persone, quelle lì lente, perché lui è veloce, velocissimo anche nella scrittura. E d'altro canto ci sono poesie che cadono come se cadessero dal cielo, così belle fatte, belle pronte, e quindi bisogna solo acciuffarle. Poi c'è anche un lavoro di lima che lui ha praticato più negli anni addietro, oggi un po' di meno, ed erano anche gli anni delle trasumananze, cioè dei versi li spostava incessantemente, sempre ritornando alla sua inquietudine, da una poesia all'altra. E lui lo dice tranquillamente: io ho fatto questa cosa frenetica per anni, adesso mi sono un po' calmata, ma ancora la fa un po' di meno, ma ancora la fa. Allora partiamo dall'inizio. All'inizio l'odore della locanda, questo odio amore per il padre, ma soprattutto come dicevo nell'introduzione, la malattia. Arminio da bambino rischia di morire. E questa cosa, questa paura della morte, della malattia, anche per quest'ansia che lo investe da parte di sua madre, un po' lo condiziona anche nella sua arte, nella sua vita. Che cosa accade nello specifico? Allora, vabbè, intanto io ho parlato di due grembi, quello della locanda e quello materno, perché sono i suoi grembi. Tu pensa che Arminio poi... da alcuni anni è tornato a vivere nella locanda che ha ristrutturato, è diventata casa sua. Ci sono alle pareti i nomi dei clienti, molti nomi dei clienti di allora, va bene. Arminio quindi c'ha questo grembo della locanda, lui non aveva... La casa loro era la locanda, loro non avevano un salotto, un divano... E tutto si svolgeva nella locanda e lui aveva un letto che quando bisognava fare i matrimoni, cioè dovevano arrivare più persone, lui doveva alzarsi, se ne doveva andare e quel letto doveva sparire. Va bene, lui a 3 mesi ha avuto la difterite ed è stato ricoverato al Cotugno di Napoli ed è tra i pochi bambini, lui è del 60, e tra i pochi bambini che si salvarono. Però lui dice che tutto dipende da lì. Tutto viene da lì, dal Cotugno, perché poi dopo l'ansia di sua madre, che era già congenita e dipendeva dalle sofferenze di questa donna, perché tutti i suoi parenti erano emigrati in altre nazioni, e cosa che lei non aveva mai accettato, quindi era sempre triste per questo. A parte questo, c'era stata questa malattia e lei si comportava come se il figlio non si fosse salvato. Per lei era sempre... cagionevole, tra l'altro un po' lo è stato, cioè aveva delle febbri, e quindi poi che cosa succedeva? Siccome all'epoca non è che non si sgridassero i figli, certe volte si imprecava pure contro i figli, senza che per questo cadesse il mondo, addirittura gli dicevano la mamma e il padre, meglio che morire alla muta, la muta sarebbe il Cotugno. Però questa cosa io l'ho detta perché pure lui la dice, è una cosa tosta, meglio che morivi a un bambino durante la sua infanzia, se cresci, meglio che morivi alla muta. E lui con la mamma ha avuto un legame fortissimo, però diciamo amore, forse anche qualche rancore.
Però sì, un grande amore. E l'ha assistita, loro sono due fratelli, lui è Vito. Vito è quello che ha portato avanti le faccende della locanda, che però ha trasferito altrove, e conduce questo ristorante con i suoi figli, sua moglie. E lui sostiene di fare anche lui il ristoratore. Il fratello, il papà, ristoravano con le pietanze, lui con le poesie. E cosa stavo dicendo? Stavi parlando della malattia che ha L'ha assistita lui, condizionato. la mamma, l'ha assistita. E poi questa mamma che aveva sempre detto che sarebbe morta di cuore, non era, infatti andava dal cardiologo Mottola ad Avellino e se lo portava appresso questo bambino che, poverino, doveva assistere a 6 visite, però poi la mamma lo portava alla standa e gli comprava la bella cosa dopo che si era sciroppato la visita dal cardiologo. Sa mamma aveva sempre detto che sarebbe morta di cuore, invece no, è morta per un cancro ai polmoni, perché anche se non aveva mai fumato, aveva preso tutto il fumo passivo della locanda, perché in quegli anni, in queste locande si fumava più non posso, e anche gli altri che non fumavano, e lei è morta di tumore ai polmoni, così come suo marito. Quindi entrambi sono morti di questa cosa. Lui è rimasto un po' così, come per dire: ma tutta la vita ci hai detto che era il cuore. Non era vero, ce l'avevi forte il cuore, però è arrivata questa malattia. Allora, è un po' strano, no? Approcciarsi alla biografia di un personaggio in vita, perché di solito, infatti, anche lui un po' è stupito di una biografia in vita. Come ci hai lavorato? Come hai potuto raccontare una persona che si mitizza quando non c'è più, quando in vita è difficile, diciamo, questa. Guarda, lui evidentemente ha fiducia in me, mi vuole bene, perché sono una persona mite, perché sono stata sempre rispettosa, lui c'ha tanto da fare, però ha avuto un momento in cui mi ha detto: ma tu sei sicura di voler fare sta cosa? Perché la biografia si fa per i morti. E io poi sono andata a cercare sul vocabolario biografia. E c'è scritto che si può fare per i personaggi illustri, viventi o morti che siano. Quindi gliel'ho detto e poi gli ho detto: guarda, non è proprio una biografia perché c'è una sezione biografica, quindi dove parlo della sua infanzia, dell'osteria, dove parlo anche dei figli, della moglie, del suo rapporto con Celati. Ma poi il libro prende anche altre strade, ci sono vari binari e lui, diciamo che mi ha lasciata libera, cioè così, insomma, senza problemi. Però c'è stato un momento che mi ha detto: ma sei sicura di voler fare questa cosa? Io non sono morto. Sì, in effetti. Anche perché lui, scusa se ti Sì, interrompo, mi è prego. venuta una cosa curiosa da dirvi. È morto il padre nel 2003, mi pare, nel 2013 la mamma, e lui si era un po' che ipocondriaco, si era un po' fissato che ogni 10 anni moriva uno di loro e che quindi lui sarebbe morto nel 2023, cioè l'anno scorso. Meno male che è passato. È passato, sta cosa non è una maledizione che si è. E quindi forse, non lo so se è superstizioso, però, capito? Me l'aveva chiesta per dire: sono vivo, voglio rimanere vivo. Lui è un po' una creatura dei boschi, no? Fa fotografie, adesso pubblica spesso delle foto, invita ai commenti, c'ha un rapporto molto diretto con i suoi lettori, anche i suoi fan sui social, i suoi follower. E c'è un umanesimo di quei luoghi, delle montagne, dei boschi, Sì. esiste? Lui è pazzo per la neve. Lui dice che i momenti più felici della sua vita sono quando, forse in riferimento al rapporto con la natura, quando nevica. E quando poi la neve si scioglie, questo gli accadeva anche quando era bambino, lui piangeva, non sopportava questo fatto della neve che si scioglieva. Lui ama moltissimo la natura, ama i suoi luoghi, ma
del resto tutta l'Italia, lui è un geografo, Arminio conosce, cioè ti fa vergognare, perché non siamo poi, diciamo sono in pochi a conoscere, ogni paese lui lo conosce. E ci sono dei paesi che ama moltissimo, come Conza, che è un paesino non lontano da Bisaccia, dove nel terremoto dell'80 sono morte tantissime persone, e tra l'altro soprattutto bambini e vecchi, perché poi le altre fasce d'età sono quelle che emigrano. E lui ha un rapporto privilegiato con questo paesino, dove va ancora adesso continuamente. E lui dice: ci vado perché io e Conza abbiamo ancora tante cose da dirci, e va al cimitero. E invita anche noi a fare questa cosa che lui chiama il turismo della clemenza. Perché Arminio si inventa dei modi di dire, dei neologismi molto... Per esempio? Mamma mia, guarda, al turismo della clemenza... Gli scoraggiatori militanti, che sono quelle persone che non gli mamma me bene niente. Gli scoraggiatori militanti. No, io lo dico a mio marito continuamente. Gli scoraggiatori militanti. Dico, ma non fai lo scoraggiatore. Dove complottisti è divertente. Poi dopo, se vuoi, ti dico la tipologia, come si... Poi mi piace molto le immigrate del letto. Le fabbriche dell'agonia. Cioè, sarebbero immigrate del letto? Le immigrate del letto sono le badanti. Che fanno venire per assistere gli anziani, addirittura le chiamano nei paesi, addirittura nei paesi adesso hanno smesso di assistere, dice, ma perché il paese e la città non sono la stessa cosa? No, immaginavamo che il paese fosse più restio, no. E queste donne vengono in quelle che Arminio chiama le fabbriche dell'agonia, e le emigrate del letto, perché a volte vengono anche insidiate da qualcuno che gira attorno all'anziano, però poi di loro, se magari hanno un rapporto, si sposano, hanno un figlio, si dice che sono venute a rubarci gli uomini, chiusa insomma la parentesi. Cosa veramente assurda questa, perché diciamo che ci sono anche molti figli che rimangono da soli a vivere, mentre loro sono qua in Italia. L'abbiamo visto durante il lockdown, quanto servono le badanti, anche quelle, esatto, soprattutto esatto, quelle straniere. Vabbè. Allora, sulla scrittura invece, perché tu hai diviso il libro in 5 sezioni, c'è questa sezione che si chiama letture. Ecco, rispetto alla tua scrittura, che io trovo una po' prosa poetica, come si è sviluppata poi? Perché tu poi a un certo punto scrivi dei versi di Arminio e li racconti, li spieghi. Come hai fatto a farli entrare, a far entrare la scrittura nella poesia e viceversa? Parli della mia? Della tua scrittura che si amalgama poi con i versi di Arminio. Ah, ho capito. Perché è molto musicale il libro, ecco, cioè sì, è sì, molto sì. Poetico, cioè sì. Una prosa poetica. Guarda, è tale la conoscenza che io ho di questo poeta, di questa persona, dei suoi scritti, che mi è venuto abbastanza naturale e mi è piaciuta anche la scelta che ho adoperato, perché ogni capitolo è presentato da alcuni suoi versi che sembrano, cioè ragione, cioè incastrarsi proprio bene, alcuni di più, altri di meno, ma insomma molti proprio bene con la scrittura. E che ti devo dire? Lui, io ho una tale dedizione, perciò mi è piaciuta quella cosa che ha detto, perché mi sono chiesta perché mi ha turbato, nonostante ci conosciamo, ci siamo parlati tante volte, perché mi ha turbato tanto questo video. E la risposta che mi sono data è che lui, perché lui ha parlato di dedizione, ed è la cosa che io, il sentimento che io ho nei suoi confronti. E non ho bisogno di dire quello che mi piace, quello che non mi piace, perché, ecco, discorso di postura, a me piace la sua postura, lui ha le stimmate del poeta, può essere prosa, può essere poesia, possono essere i parlamenti che lui fa alla Casa della Basiologia, là si fanno quelli che lui... e noi altri con lui chiamiamo i parlamenti, che ricordano un po' le narrazioni, quelle lì, quasi quelle lì antiche delle donne attorno al fuoco. La voglia è quella di stare insieme, creando quelle che lui chiama delle intimità provvisorie, e questo pure è bello.
Io li chiamavo attraversamenti di vite. Cioè, tu conosci intimità provvisorie, sì. Cioè, improvvisamente per poco cioè, tempo tu fai una chiacchierata con una sei persona. Intimo con sì. Una persona che non conosci, sì. Però è tale che poi che ne hai un vantaggio e un ricordo. Sì, sì. Perché hai diviso il libro in 5 sezioni? E che le sezioni, raccontaci un attimo, ogni sezione che cosa racconta? Guarda, questa è una cosa che mi ha insegnato il mio editore precedente, che poi è scomparso, che era Francesco Gifforte, perché con lui ho fatto 5 libri, e lui mi aveva dato un poco, diciamo, la disciplina della catalogazione, cioè tu non puoi infilare le cose così in un libro, è meglio che lo organizzi, e io ho organizzato la prima sezione, quindi infanzia e affetti, l'ho chiamata così. Poi la seconda sezione è l'arminio civico, dove ho parlato dell'Irpinia d'Oriente, è anche secondo me molto importante. Io ho detto che come la botte di Rovere serve ad aromatizzare il vino, in arminio il civismo serve ad aromatizzare la sua poesia. E quindi qui ci sono... E come una poesia aromatica? È una poesia che ti piglia i sensi, che ti rimane, capito, nei sensi. E Arminio parla molto della sensualità dei corpi, a volte esagera anche, viene criticato per questo. E poi c'è una terza sezione che ho chiamato Arminio e dintorni, dove ci sono dei capitoli piccoli, Arminio e la solitudine, Arminio e la memoria, perché lui una volta mi disse, sì, ma non fare capitoli troppo lunghi, fai anche dei capitoli agili, piccolini, così viene come un'arancia che il lettore quando vuole ne prende uno spicchio. Questa cosa mi colpì, mi piacque molto, e quindi feci questo capitolo Arminio e dintorni, dove sono dei capitoletti di poche pagine, dove racconto sempre, insomma, Arminio. Poi c'è la quarta parte dove ho inserito, molte sono proprio delle recensioni che ho fatto ai suoi libri. E poi l'ultima parte è quella di Aliano. Aliano è un posto dove bisogna andare, perché lì succedono, lì veramente c'è un Arminio live che va conosciuto, perché lì si fanno queste comunità ruscello, questa è un'altra cosa che lui dice, che devono essere fatte per opporsi alle comunità pozzanghera. Le comunità ruscello sono delle piccole comunità del momento, come le intimità provvisorie, dove le persone si sentono unite, semplicemente perché tira lì un'area di solidarietà, di cambiamento. Lì non si va per turismo, non si va per consumismo, si va per stare insieme nella maniera più semplice possibile. Cioè lì la cosa più cara che puoi comprare è un panino con broccoli e salsicce, insomma, in mezzo al vicoletto, oppure fichi e, che ne so, e pecorino. C'è tanta musica, ci sono tante letture, tanti balli, e poi alla fine di questi 4 giorni, si dorme per lo più in tenda, perché lì alla fine poi di questi 4 giorni nei calanchi, che sono questi, io non li avevo mai visti, quando li ho visti sono rimasta così, ho capito perché vengono da tutto il mondo a vederli, sono come dei panettoni di argilla, dove le persone si arrampicano pure, perché ti puoi arrampicare, non sono altissimi, i bambini si divertono tantissimo, e quando si fa questa camminata finale, su molti calanchi ci sono degli artisti che vanno lì gratuitamente, chi recita, chi canta, chi suona. E lì poi di solito si conclude con Arminio che recita versi inginocchiato, insomma, un po' come un vate. Allora, rimanendo con questa immagine del vate, ma anche questa immagine di questa realtà dove le persone parlano, si incontrano, si trasmettono emozioni, escono da dietro ai computer, da dietro agli smartphone e vivono in questi luoghi e la poesia che, diciamo, fa da come dire, colonna sonora di questi luoghi. Salutiamo i nostri, diciamo, ospiti qui in sala, ma anche chi ci segue appunto dai social. Questo libro vi invito a leggerlo, a comprarlo, perché dà
non è solamente una biografia, è un romanzo che attraverso il racconto di Erminio, anche la scrittura del nome di Alessio, dà ulteriori emozioni poetiche, di narrazione e di racconto dei luoghi, delle storie di tanti personaggi che sono attorno ad Erminio e che in questo momento storico fanno molto bene. E quindi, niente, vi ringrazio tutti, ringrazio la libreria Io ci sto. E io mi unisco a questo ringraziamento, una libreria incredibilmente accogliente, incantevole. Ringrazio te, Desiree, sei stata molto molto amabile. E grazie a tutti e niente, vi faccio rivedere il libro, Marlin Editore, la collana Le Ginestre, Norma D'Alessio, Arminio Arminio. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.